quel contesto foolish vuol dire non essere conformista, devi essere talmente competente da trovare una soluzione nuova, quindi competenza, e poi ovviamente bisogna usare il linguaggio della speranza, cioè qui non si tratta di trovare un patto per l'emergenza, cioè alla base del fatto c'è il futuro, insomma. Finisco così, visto che siamo in casa CISL, c'era un segretario nazionale di un po' di anni fa che citava Mounier, il padre del cristianesimo sociale. Mounier diceva: alla fine ci sono due tipi di persone, quelle che guardano il mondo com'è e si chiedono perché, quelli che guardano il mondo a come dovrebbe essere e si chiedono perché no. Insomma, la prima categoria è satura, per uscire dalla crisi bisogna rinforzare la seconda. E questo è il messaggio, insomma, la traiettoria che dobbiamo prendere. Grazie, professore. Grazie, professore. Con i suoi aneddoti è stato eloquente. E con il sorriso, non dico che ci ha ridato speranza, ma è quella che dovremmo in fondo avere nei cuori per poter rimettere un po' di ordine alle cose. Io vorrei accanto Stefano Mastrovincenzo, il segretario regionale della CISL, per fare un commento, una battuta a quello che ha detto il professor Berrini. Era una battuta, perché penso che Alberto Berrini abbia fatto meglio di una relazione introduttiva ai nostri consigli generali, quelle che faccio io per esempio, che durano un'ora e un quarto per dire cose magari in maniera meno efficace. Quindi credo che abbia dato benissimo anche il senso di questa giornata e del motivo per cui speravamo di stare insieme per riflettere su queste cose. Benissimo, io la ringrazio, la faccio ritornare perché era proprio brevissima la battuta. Riguadagniamo il centro, che non dobbiamo assolutamente mollare, Vincenzo. E ricordiamo anche che i contenuti del professor Berrini sono sintetizzati nel volumetto che trovate fuori del Teatro delle Muse, nell'hall. Una tempesta senza fine, ma noi speriamo vivamente che questa conclusione alla fine ci sia. Beh, andiamo oltre, noi vi stiamo raccontando questa mattinata a tappe, con sia personaggi che ci possono spiegare e insegnare qualcosa di più, ma anche con persone interessanti che portano le loro testimonianze e ci conducono in questo percorso che vi stiamo per presentare a un po' commentare, a dialogare anche con le aziende nel settore abbigliamento. Abbiamo questi imprenditori marchigiani e lavoratori marchigiani. Noi partiamo subito con un video che riguarda l'imprenditore di Filottrano, Andrea Lardini. Far lavorare a tutti, cercare di non perdere la nostra identità, cercando di tenere alta la qualità, cercando di lasciare l'esperienza di 30 anni del nostro lavoro, i nostri sacrifici, non facendo dei compromessi con i costi a ribasso, perché è sbagliato. E quindi anche da parte nostra lo stesso metodo è stato usato per il personale che lavora con noi: dare per avere. Io è sempre il mio concetto di vita: avere per dare o dare per avere, non cambia, la vita è questa. La gente ci dà del tu, e i rapporti che abbiamo con le persone sono rapporti trentennali, e abbiamo anche un buon rapporto con il sindacato, perché abbiamo sempre cercato di comprendere le esigenze da ambo le parti. Avete visto il video di Lardini, adesso chiamiamo una rappresentante sindacale, Fincacisl, Rita Olivieri, e qui vicino a noi, ecco. Rita, buongiorno. Io sono Rita Olivieri, sì. E lavoro da Lardini dall'87. Le faccio una domanda prima, sì, che continui. Allora, in genere, sì, sentendo gli imprenditori, naturalmente sostengono una versione che è quella datoriale, ecco, del tessuto dei rapporti che ci sono tra azienda e lavoratori. Dice che tutto va bene, concorda, sì, intanto. Sì. Ecco. Allora, ci dica, che tipo di contrattazione avete avviato nella vostra azienda e perché, naturalmente, se siete soddisfatti, perché? Allora, noi la contrattazione l'abbiamo fatta non subito, ci abbiamo messo diversi anni per metterla in pratica. E praticamente è un contratto, io me l'ho scritto perché sennò... Vada tranquilla. È un contratto integrativo, è frutto di anni di lavoro e per la testardaggine del sindacato e anche per la... Tutto è stato senza possibile. Sindacato non, sì, sarebbe stata la stessa, sì, cosa. E anche grazie all'azienda e della sua sensibilità. Ma nessuno ci ha regalato niente, è stata tutta una cosa che noi abbiamo combattuto. Poi abbiamo l'innovazione sull'orario di lavoro, con la possibilità di sperimentare il lavoro ripartito con il job sharing.
Poi l'innalzamento di 10 punti della maggiorazione della flessibilità, come previsto dal contratto. Poi c'è progetti di formazione sia per i lavoratori neoassunti e per quelli più esperti. Ovviamente il premio di produzione che dà un buon sostegno economico al raggiungimento di obiettivi variabili. Un applauso perché ha vinto l'emozione. Va bene? Sì, sono emozionata. È vero. È la prima volta che fa la star, bisogna... Sì, ma ce ne saranno altre, non si preoccupi. Arriviamo al commento. No, dico che, siccome conosco, fanno bellissime giacche, bellissimi vestiti che vanno in tutto il mondo, quindi sono veramente lavoratrici qualificatissime, veramente una grande esperienza e una grande qualità. Non si è mai visto un segretario regionale che faccia lo spot per l'azienda, però insomma... La battuta, questo è un colpo basso. Perché Stefano, mi licenzia, ma io sono contento di essere licenziato. Stefano veniva nei primi anni che ci ha seguito lui, e allora adesso... Conosce bene l'azienda, sì. E sponsorizza. Io volevo fare solo una battuta, l'ultima, con la signora Rita. In che modo, insomma, questa contrattazione, questi benefici che siete riusciti ad ottenere grazie al sindacato, sono riusciti a farvi vivere meglio in questo periodo, in questi tempi? L'aiuto è soprattutto per tre parametri. Perché noi siamo tutte donne quelle che lavoriamo lì. Il fattore economico, la partecipazione ai risultati d'impresa, ci si sente coinvolti e protagonisti come lavoratori, come lavoratrici. E poi io volevo un altro punto. Per me è importante, cioè chi ha la tessera sindacale magari già ha dei privilegi, ma ce l'ha anche chi non paga la tessera. E vorrei che per chi paga la tessera ci fosse qualcosa in più rispetto a quelli che non la pagano, anche perché dovrebbe dare uno spunto in più a quelli che non paga la tessera. Naturalmente, lei ha lanciato la battuta, il messaggio. Una cosa mia, ma anche sento anche altri delegati che magari la pensano in questo modo. Noi la ringraziamo. Grazie, abbiamo Rita, accolto, grazie. Sicuramente qui hanno accolto. Bene, adesso dopo la signora che è in rappresentanza dell'azienda Allardini, andiamo a visitare un'altra azienda del manifatturiero e un altro imprenditore, Gisfredo Moretti della Moretti Compact. Cerchiamo di superare la crisi, perché comunque ce l'abbiamo anche noi, investendo sulla ricerca, sui prodotti, sull'organizzazione industriale, sulla parte commerciale. Oggi bisogna fare dei prodotti di altissima qualità con prezzi molto molto competitivi. Qui puntiamo moltissimo sulla qualità, sull'ecologia, perché noi facciamo prodotti per ragazzi e per bambini. Chiaramente siamo stata la prima azienda italiana a utilizzare il pannello LED a bassissima emissione di formaldeide. Siamo stata la prima azienda in Italia a usare vernici all'acqua monocomponenti, praticamente che sono atossiche. Perciò questo qui è un valore sia per chi acquista il nostro prodotto, ma anche per chi lavora all'interno dei nostri stabilimenti. Per rispondere alla crisi si parla anche di un rapporto collaborativo, diciamo, e attivo con il mondo sindacale, quindi con un certo rapporto con i lavoratori, ovviamente, e con i loro rappresentanti sindacali. I rapporti con il sindacato sono ottimi, non abbiamo nessunissimo problema, discutiamo, parliamo, noi diamo sempre il massimo delle informazioni riguardo a quello che stiamo facendo, ma non lo diamo soltanto al sindacato, lo diamo anche ai nostri lavoratori, facciamo riunioni, facciamo capire esattamente dove l'azienda vuole andare e cosa vuol fare. Perciò da questo punto di vista diciamo che abbiamo trovato sempre la massima collaborazione. Essendo nella globalizzazione bisogna che tutti, prima gli imprenditori, poi il sindacato, incominciano a ragionare in termini completamente diversi. Commentiamo questa testimonianza con Paolo Ferri. La Filca CISL, eccolo che si alza, prego. Niente, Paolo Ferri, come mi hanno già presentato, sono la Filca CISL, stiamo seguendo personalmente l'azienda che abbiamo appena ascoltato. È un imprenditore che devo dire, mi dispiace dirlo alla platea
CISL è un imprenditore che ci ha preceduto nella contrattazione interna, è un imprenditore che veramente ha messo in piedi una contrattazione aziendale fatta da lui, diciamo, peccato per noi, fatta da lui, gestita con dei premi dei vari reparti, perché è un'azienda suddivisa in più blocchi, a più, loro chiamano capanni, a più capanni dislocati sul territorio, composti da unità di 10-12 persone, tutti giovani, con un'età media che arriva a 40 anni sì e no, perciò ecco, tutti giovani, molto giovani, tutti contratti a tempo indeterminato, e diciamo i controllori degli stabili sono i lavoratori stessi, ci sono premi in funzione della produzione di quello stabile, in funzione della qualità e in funzione ecco, dei reclami, vengono premiati completamente tutti i lavoratori di quel reparto, o di quel capanno come dice il signor Moretti, ecco, ed è un sistema premiante che tra i lavoratori abbiamo riscontrato che lo stanno apprezzando. Siamo riusciti, collaborando ecco, con l'azienda, ragionando, a fare anche un contratto aziendale dove il sindacato ci ha messo anche del suo e insieme siamo riusciti a firmarlo in quest'anno che sta finendo, siamo riusciti a ottenere questo contratto, addirittura l'azienda dà diciamo all'ultimo arrivato, entro questa mattina in questa azienda, ho già, magari sono cifre ancora piccole, 200 euro di premio, solamente se io do una buona disponibilità verso l'azienda, sono una persona presente, attenta e ho voglia soprattutto di imparare questo tipo di lavoro. L'azienda riconosce già un premio così. Senta, battutina, se il sindacato, se l'azienda ha in qualche modo anticipato il sindacato, a questo punto il ruolo del sindacato qual è? Sì. Allora, il ruolo del sindacato qua dentro è stato buono. Volevate copiare il sistema. Esatto. Allora, abbiamo preso alcuni spunti da questa azienda come ha strutturato il suo premio aziendale. Il ruolo del sindacato qual è? Il ruolo del sindacato in questa azienda invece è molto attivo, uno dirà ma in che senso? È attivo perché i lavoratori vedono la nostra costante presenza in relazione con l'azienda, anche nelle discussioni continue, nell'innovazione che anche l'azienda sta facendo all'interno dei suoi capanni, come chiamano loro. Ecco, ci sono tutte innovazioni che l'azienda ci contatta, ci presenta il suo piano, cosa vuole fare, cosa vuol produrre, le innovazioni anche sul prodotto. Ecco, il sindacato è presente lì con notizie sempre aggiornate, in tempo reale, no, impariamo notizie quanto è già fatto. Possiamo contribuire insieme all'azienda nella costruzione delle nuove attività, dei nuovi prodotti. Ecco, il sindacato è presente lì. I lavoratori si rendono conto di questa presenza e abbiamo avuto anche risposte abbastanza positive con l'adesione al nostro sindacato. Grazie, grazie Ferri. Esaustiva l'esperienza. Molto interessante. Grazie. Adesso andiamo ancora di più a interessarci del territorio e spostiamo appunto l'attenzione con la prossima intervista. Abbiamo il presidente dell'ente bilaterale artigianato, Marco Pantaleoni, che invitiamo qua accanto a noi, e anche rappresentante delle imprese artigiane. Buongiorno. Allora, insomma, innanzitutto una battuta su questo appuntamento e sulle cose che si sono dette finora. Ma dunque, abbastanza interessante, stavo facendo un ragionamento sulla questione del che nessuno sia solo, è stata abbastanza, devo dire anche emozionante l'apertura con i lavoratori che hanno dato l'indicazione nella Regione Marche quali sono i punti di difficoltà. Noi come ente bilaterale fondamentalmente dell'artigianato dobbiamo partire con un presupposto che siamo strumento operativo, quindi siamo il braccio operativo delle parti sociali dell'artigianato che danno attuazione a quello che le parti decidono, con accordi, con contrattazione, che naturalmente vincolano anche risorse. E tutte queste cose fondamentalmente insomma, portano anche a dire che in questi ultimi 2 o 3 anni noi siamo stati molto vicini al territorio e quindi formalmente abbiamo tentato... Naturalmente, torno a ripetere, quando dico tentato come ente bilaterale, ma che fa la parte e che fa lo strumento delle parti sociali, datoriali e sindacali. Perché mai come in questo momento, noi nelle Marche abbiamo sempre avuto delle ottime relazioni sindacali, ma mai come in questo momento, dobbiamo dire, le abbiamo sviluppate.
con accordi sulla formazione, con accordi sulla sicurezza sul lavoro, con accordi sulla rete di ammortizzatori sociali. Ovviamente quando parliamo di EBAM, specialmente per gli addetti ai lavori, parliamo principalmente di prestazioni a favore dei lavoratori e delle imprese. Io tento sempre di dare delle indicazioni, nel senso che noi negli ultimi 10 anni abbiamo erogato oltre 9 milioni di euro nei confronti di imprese e lavoratori, ma principalmente in questi ultimi 2 o 3 anni, con la crisi che, come anche il professor Berini ci diceva, è senza fine, e questa cosa ci sta un pochettino portando anche alle estreme forze. Per questo che chiediamo anche alle parti sociali o anche alle istituzioni che occorrono politiche di sviluppo, perché non sempre si può stare solamente a tentare di rafforzare esclusivamente gli ammortizzatori, questa rete per certo, far sì certo. Che i lavoratori rimangano nelle imprese, perché è stato uno slogan, no? Cioè noi abbiamo tentato sempre di dire tentiamo di rafforzare gli ammortizzatori sociali, perché? Perché così facendo facciamo in modo che le professionalità rimangano nelle nostre imprese. Noi siamo una regione che è formalmente al 94% di imprese medio-piccole, quindi questo dato è un dato che ci rafforza. Guardi, gli ultimi dati che abbiamo avuto, per esempio, delle aziende attive dell'INPS ci dicono che da ottobre 2011 a ottobre 2010, nell'artigianato specificatamente, i lavoratori dipendenti sono rimasti invariati. Sono calati magari un po' nell'industria, sono aumentati anche nel terziario, però questo significa che forse questa rete ha resistito, ha fatto. Non siamo qui per celebrare nessuno, però voglio dire, noi formalmente come ente bilaterale negli ultimi 3 anni, 2009, 2010, 2011, abbiamo erogato oltre 3 milioni e mezzo di euro per sospensione dei lavoratori. Noi integriamo il 20% di quello che l'INPS paga, ovvero l'80% al lavoratore in sospensione. Significa che noi 3 milioni e 3, l'INPS ha movimentato 18, 19, 20 milioni di euro. Sono 22, 23, 24 milioni di euro che le imprese hanno rimesso sul terreno, appunto, per i lavoratori, e formalmente sono 22, 23 milioni di euro che la Regione Marche, con le casse integrazioni in deroga, formalmente non ha speso. Quindi con questa logica abbiamo potuto allungare anche i tempi, abbiamo potuto allungare anche l'apertura anche a soggetti come quelli dell'artigianato, che formalmente non erano coperti da cassa integrazione, da ammortizzatori, e questo formalmente ci dà anche un pochettino. Grazie, Pante Giulio. Grazie. Grazie. E allora chiamiamo Tonino Bori, che rappresenta i lavoratori all'interno dell'EBAM. Bori, allora, che ruolo nell'EBAM ha avuto il sindacato a questo punto? Beh, sicuramente quello che diceva il Presidente va sottolineato rispetto al ruolo che abbiamo avuto e abbiamo giocato in questa crisi. Per un sindacato essere in un ente bilaterale in questi momenti significa la possibilità concreta di raggiungere una platea di lavoratori che altrimenti non riusciremmo a incrociare in qualche modo, perché parliamo di imprese micro, imprese piccolissime, settori polverizzati. Tra l'altro l'esperienza dell'ente bilaterale è molto positiva anche da un punto di vista della qualità delle risposte che si riesce a dare, perché è una cosa singolare, però nell'ente bilaterale i soggetti che ne fanno parte, parlo dell'esperienza EBAM, ma credo che mi posso riferire senza smettere. Possa essere esportata questa esperienza. Sì, ma credo di poter parlare anche per i miei colleghi che sono nell'edilizia, nel commercio, in agricoltura. Ci si approccia ai problemi in maniera, come dire, di governo dei processi e non in maniera ideologica. Questo ci consente di avere una lettura precisa e puntuale dei bisogni che emergono dal territorio, dei bisogni dei lavoratori, dei bisogni delle imprese. Questo ci consente a sua volta di tarare in maniera precisa anche le risposte, che poi sono le prestazioni che ricordava il Presidente, quindi sostegno al reddito, l'assegno di studio per i figli dei lavoratori, il contributo sanitario, il contributo alle imprese per l'innovazione, per l'occupazione aggiuntiva e altre. L'ultima cosa che vorrei dire rispetto a questa cosa della bilateralità è che la bilateralità comunque ci aiuta a crescere, cioè ci aiuta a diventare più maturi, più grandi. Non diventiamo uguali. Cioè non è che dentro la bilateralità noi ci confondiamo con gli artigiani e viceversa, parlo dell'EBAM adesso, no? Continuiamo a discutere, qualche volta anche in maniera profonda, dura, difficile, conflittuale, però non c'è dubbio che la bilateralità favorisce la relazione, e con la relazione, attraverso la relazione, noi riusciamo a gestire meglio le difficoltà e la complessità.
Grazie, grazie. Allora, prossimo ospite è un sindacalista, Alfonso Cifani, segretario della CISL di Ascoli e Fermo. Sì, fa poca strada, insomma. Ne ha fatto tanta per venire qua dalla provincia di Ascoli o di Fermo a questo punto, visto che si sono scesse le due, ma lei? Siamo insieme. Io no, lei? Sono di Fermo. Allora, ha fatto un pochino meno strada. Beh, insomma, la contrattazione, come abbiamo sentito in questo periodo, viene esercitata molto in questo periodo di crisi. E sembrerebbe che si vada oltre la semplice rivendicazione economica. Che venga utilizzata tanto è più una speranza che un dato di un fatto. Auspicio. Un auspicio. La CISL ha sempre puntato sulla contrattazione proprio come cavallo di battaglia e l'ultimo accordo del 28 giugno scorso ha sancito una rifondazione di questo concetto, di questo istituto della contrattazione decentrata aziendale. Chiaro che in un momento di crisi può sembrare assurdo parlare di distribuzione del reddito quando le aziende tendono ad andare avanti, ma la contrattazione non è solo distribuzione del reddito, è anche altre cose, è condivisione di obiettivi, è condividere un livello di competitività e partecipare affinché l'azienda sia competitiva sul mercato, che significa sopravvivenza e speranza di andare a distribuire il reddito quanto prima. Chiaro che la difficoltà nel nostro territorio è quella di avere una contrattazione in tutte le aziende. Perché? Perché la tipologia delle aziende è quella delle piccole, medie e piccolissime aziende. Pochissime sono le aziende in grado di fare una contrattazione strutturata. Quindi il problema di diffondere quanto più questo istituto della contrattazione è quello proprio di renderla praticabile a tutti, attraverso anche una contrattazione territoriale, ma sapendo che una contrattazione territoriale difficilmente può andare nel merito delle specificità aziendali. Quindi l'auspicio proprio è quello di cercare di realizzare la più ampia gamma possibile di contrattazioni nelle singole aziende. Per arrivare alla contrattazione occorrono solide relazioni sindacali. Ecco, in tempo di crisi come questo, in genere le relazioni sindacali rischiano di irrigidirsi, questo è normale. E pensa che in momenti come questi ci sia la possibilità ovviamente di intessere relazioni sindacali per lo sviluppo? Per uscire dalla crisi, secondo me, tessere ampie relazioni sindacali non solo tra le controparti, ma con tutti gli attori che operano nei territori sarà fondamentale. Perché? Perché solo con relazioni, diciamo, vere e proprie relazioni territoriali che vedano tutti coloro che operano in quel territorio agire nella stessa direzione. Faccio un esempio. Difficilmente, per esempio, le Camere di Commercio con il loro agire entrano in contatto con le politiche settoriali o industriali che operano nel territorio, le province, i comuni. Cioè fare dei tavoli veramente relazionali, chiamano così, dove, permanenti, dove si possa aggiungere anche a veri e propri patti territoriali per analizzare, puntualizzare gli obiettivi e raggiungerli insieme può essere sicuramente un viatico positivo per il superamento della crisi. Grazie, grazie. Si allora, prosegue. Andiamo. Beh, andiamo a presentare il video, sono degli spezzoni molto brevi sulle iniziative e le azioni sindacali, soprattutto ci rivolgiamo, questo è un passaggio ideale del nostro mattino, sul tema del welfare, quindi andiamo a vedere questo video. Un segnale importante in tempi di tagli al sociale decisi dal governo nazionale. È il senso del protocollo sottoscritto tra Regione e CGIL e CISL per salvaguardare il lavoro e proteggere il welfare. Ecco qualche cifra significativa. Per il 2011 sono previsti 15,5 milioni di euro di fondi, di cui beneficeranno circa 20,000 lavoratori marchigiani. Un finanziamento che integra altri provvedimenti a favore dell'economia regionale e per sostenere i settori sociali più colpiti dalla crisi. Nelle Marche sono in aumento le richieste di alloggi popolari e dunque servono scelte politiche che diano risposte concrete alla pressante domanda sociale. Ecco perché è sicuramente importante
la firma del protocollo d'intesa tra giunta regionale e sindacati, che si ripromette di tutelare le fasce più deboli. Lo stesso Istat nei giorni scorsi aveva confermato che circa la metà degli italiani vive con 1000 euro di pensione al mese, ma è altrettanto difficile scorgere dietro ai numeri le storie di chi, anche con molto meno, deve tagliare il traguardo del 30 ogni mese. Senza dimenticare che tra i pensionati c'è chi deve fare i conti con la non autosufficienza, propria o quella dei familiari. La CISL in piazza ha chiesto ancora una volta una legge quadro su questo tema e una riforma fiscale più rispettosa della vita degli stessi pensionati. Un contributo di 200 euro mensili, ma soprattutto un progetto condiviso tra assistente sociale e familiari della persona non autosufficiente che le consente di rimanere a curarsi nella propria casa, migliorandone la qualità della vita. E l'assegno di cura, traguardo raggiunto grazie all'accordo tra parti sociali e Regione Marche, che trasferisce i fondi in questione agli ambiti territoriali. L'accordo tra Regione Marche e sindacati sulle tariffe delle residenze protette per gli anni 2010-2013 segna forse una svolta nelle pratiche dello Stato sociale. L'intesa infatti prevede che tutte le residenze protette della Regione possano garantire 100 minuti di assistenza al giorno, il doppio del tempo attuale. L'incremento dell'assistenza inoltre non comporterà un aumento della compartecipazione dei cittadini alla retta giornaliera. Le somme eccedenti, i 41,25 euro giornalieri, verranno così ricondotti prima a tale cifra e infine ridotti ai 33 euro dovuti. Ancora la sanità al centro del dibattito e della mobilitazione dei sindacati confederali. Il 2011 si apre con tutte le questioni fondamentali risolte e allora CGIL, CISL e UIL hanno pensato bene di convocare un'assemblea regionale unitaria ad Ancona, all'auditorium della Fiera della Pesca, per fare il punto sulla situazione e confrontarsi sulle priorità. Il messaggio è stato chiaro. Occorre un'immediata sospensione della delibera della Giunta regionale del 17 gennaio sulle linee di indirizzo per il riordino della sanità, l'apertura di un tavolo di confronto a tutto campo sulla riorganizzazione dei servizi e sulla gestione del personale sottoposto a ritmi di lavoro sempre più pesanti. Dopo tante difficoltà create dai tagli alla scuola in questi anni, è arrivato anche un segnale di speranza per il mondo dell'istruzione e della formazione. L'assunzione a tempo indeterminato per 67.000 lavoratori precari della scuola, frutto di un accordo voluto fortemente dalla CISL e dalla CISL Scuola, che a questo obiettivo lavorano da mesi. Con queste assunzioni, che fanno seguito alle 16.500 già realizzate nel 2010, il numero complessivo di lavoratori stabilizzati è di oltre 83.000. Nelle Marche significa lavoro a tempo indeterminato per 2.326 lavoratori della scuola, tra cui 1.105 docenti e 1.221 ATA, amministrativi, tecnici e ausiliari. Anche il settore dei trasporti subisce pesanti tagli. Una scelta grave che si percuote sui bilanci dei lavoratori e delle famiglie in un quadro generale caratterizzato da una crisi economica epocale. Ad oggi sono 28 i treni regionali eliminati, così come è forte anche il ridimensionamento di una tratta così importante come la linea adriatica con la soppressione di numerosi treni. Se questa linea verrà confermata, sul piano marchigiano le ricadute occupazionali sarebbero drammatiche, perché andrebbero persi più di 350 addetti tra ferrovieri e dipendenti delle ditte appaltatrici. E la musica non cambia anche nel trasporto su gomma, dove si prevede una riduzione di circa il 10% del budget complessivo e una ricaduta negativa sul fronte occupazionale con circa 180 addetti in meno. Avete visto soltanto alcuni piccoli esempi di quello che sta succedendo nel welfare con la crisi. Alcuni piccoli esempi, ecco, facciamo anche un applauso a questi colleghi che hanno messo insieme questo materiale, che hanno lavorato per raccogliere in questo delicato lavoro di sintesi. Allora, è l'ora di Sauro Rossi, prego, della CISL e di Pesaro, a cui tocca un compito abbastanza ingrato. Noi abbiamo visto che quali sono gli effetti nel welfare. Qui si parlava di treni, poi con l'assessore faremo un bel ragionamento, cioè sembra che non ci sia più spazio dopo i tagli del governo, servizi, abbiamo visto scuole, trasporti, 28 quelli aboliti, ma con i nuovi orari si dice altri 50, eccetera. Allora, il sindacato rischia di stare a guardare, nel senso che sembrano ridursi i margini di intervento nella gestione di questi servizi. Cosa può fare e come può intervenire il sindacato? No, se c'è un pericolo che non corriamo è quello di rischiare di stare a guardare, perché la quotidianità invece ci chiede di intervenire costantemente proprio per presidiare
fenomeni molto preoccupanti come quelli che sono stati portati all'attenzione fino a questo momento dai vari video che si sono succeduti, ma anche dai contributi che sono stati offerti dai colleghi che mi hanno preceduto. No, c'è un aspetto critico ovviamente che dobbiamo fronteggiare, il fatto che pur partendo da un aspetto condiviso a livello di comunità marchigiana, che è quello che la salvaguardia e la qualificazione del welfare è sempre stato ritenuto non solo un'esigenza per rispondere alla protezione dei più deboli, ma anche fattore di sviluppo, la significativa contrazione delle risorse con cui facciamo i conti mette in discussione questo obiettivo ed interroga in maniera significativa tutti i soggetti che sono in campo. Sotto questo profilo, il video lo esemplificava appunto, noi abbiamo delle aree che ci hanno chiamato un impegno già da tempo, quella della sanità, dell'assistenza, il sostegno ai problemi dei non autosufficienti, le stesse problematiche della scuola sono impegno quotidiano per noi. Ci sono invece delle emergenze nuove, quelle dei trasporti per esempio, rappresenta un aspetto che soprattutto negli ultimi 2 anni ha manifestato come dire, la sua gravità e ci interroga in una maniera nuova e dobbiamo attrezzarci perché obiettivamente l'aspetto che preoccupa tutti è che c'è in discussione il nostro sistema di protezione sociale. Sotto questo profilo i fronti aperti sono molti e per questa ragione, ma qui non mi dilungo perché questo aspetto è stato opportunamente sottolineato, nessuno di noi può pensare di fronteggiare le situazioni rifacendosi a schemi vecchi. C'è l'esigenza, cambiamento che invocava Berrini anche. Naturalmente, c'è l'esigenza di interrogarsi su come tutti ci attrezziamo, ovviamente c'è una necessità per esempio di ripensare al ruolo delle istituzioni preposte a presidiare i vari aspetti, questo in una forma che necessariamente deve essere sempre più coordinata. Io faccio riferimento per esempio allo sforzo che ha prodotto per l'anno in corso la Regione quando ha deciso con una scelta importante condivisa con le parti sociali di privilegiare alcuni interventi legati al lavoro e al sociale. Se non ci fosse stata questa scelta di indirizzo politico della Regione, avremmo avuto nei territori ricadute ancora più serie sui livelli di protezione sociale che siamo stati nelle condizioni di osservare. Cioè, se non ci fosse stata questa scelta, i nostri comuni, le nostre province avrebbero avuto la necessità di rendere ancora più pesante l'intervento nella razionalizzazione delle misure che sono a loro riferimento. Noi ci aspettiamo ovviamente sotto questo profilo che questa sinergia tra le istituzioni venga confermata anche per un anno complicato come quello che si annuncia essere il 2012, perché da lì dobbiamo partire anche per avere l'altro orientamento importante, che la parte pubblica, che purtroppo seppure deve mantenere il ruolo importante che attualmente esercita, non può esaustivamente da sola rispondere alle criticità. E sotto questo profilo l'integrazione con i soggetti privati diventa, tutte le rappresentanze della società civile diventa essenziale. Sotto questo profilo anche la sfida che dobbiamo tutti cogliere è l'avvio di una nuova fase potente di sussidiarietà, di un protagonismo innovato delle parti sociali e sotto questo aspetto i campi su cui intervenire sono molteplici, però è chiaro che dobbiamo recuperare terreno proprio nella logica di integrazione perché per esempio, come già appunto alcuni servizi hanno evidenziato, il riassetto del sistema della residenzialità, della semiresidenzialità a favore di non autosufficienti e disabili ha bisogno di essere corroborato da massicci interventi a sostegno della domiciliarità. Abbiamo la necessità di trovare le misure appropriate tra pubblico e privato per qualificare da un lato il sistema ospedaliero ma dall'altro anche quello dei servizi territoriali. Ecco, questa è una sfida aperta, è una sfida aperta nella logica di una condivisione dell'obiettivo, che nessuno sia solo è lo slogan che abbiamo a riferimento noi oggi. C'è un aspetto che ci richiama tutti a ulteriori sforzi. Le reti di solidarietà rischiano, soprattutto grazie purtroppo agli effetti della crisi, di essere accorciate, sfilacciate. L'impegno di tutti i soggetti pubblici e privati deve essere quello di invece ripristinare queste reti, di crearne dove non ci sono, di potenziarle dove invece sono esistenti, perché, giusto per ricorrere a un aspetto figurato, il professor De Rita qualche tempo fa
ha detto che uno degli aspetti di criticità di un paese come l'Italia è il fatto che le persone sono sempre più esposte ai venti della crisi come singole entità. Sono, lui diceva, dei coriandoli abbandonati al vento impetuoso della crisi. Ecco, io credo che proprio questa azione che ci vede protagonisti come parti sociali complessivamente, ma con un afflato particolare da noi come la CISL, è che quelle singole persone sempre meno rimangano coriandoli, ma diventano almeno stelle filanti. Cioè che ci sia un protagonismo da parte di tutti i soggetti per aggregarli e offrire delle risposte adeguate alle loro esigenze. Sotto questo profilo noi siamo impegnati sui due classici fronti. Il primo è quello di dare degli impulsi, diciamo così, alle linee di indirizzo degli interventi sul welfare, e l'altro, anche se dobbiamo come dire, essere nel nostro tempo orgogliosi ma umilmente consapevoli, anche quello di esercitare azioni dirette per favorire la creazione di queste reti di solidarietà, senza trascurare, dicevo, gli aspetti nuovi con cui dobbiamo fare i conti. E welfare anche il tentativo, per esempio, di bloccare la volontà di Poste di abbandonare alcuni presidi territoriali, perché è una logica aziendale che dobbiamo combattere proprio per valorizzare la funzione sociale che una realtà importante come le Poste esercita nel territorio. Ecco, anche questo è welfare, nel senso che questa capacità di potenziare con il valore della prossimità, la vicinanza alle persone in difficoltà. Sotto questo profilo, ripeto, di esempi ne abbiamo, ne abbiamo molti. Dicevo, per chiudere, una sola cosa. La CISL, sotto questo profilo, con la dovuta umiltà, però si sente anche orgogliosa di poter essere l'interprete di un profilo che ricalca un po' il suggerimento del professor Berrini. Noi ci rifacciamo da tempo a un motto che è antico, ma rimane valido come tutti i grandi motti che hanno come dire, caratterizzato il pensiero dei padri illuminati, e noi diciamo di essere pronti a raccogliere la sfida di cercare sempre il nuovo custodendo ciò che è valido. Ecco, il riformismo che serve anche per rinnovare il welfare si deve rifare a questo principio. Grazie Rossi. Grazie. Vediamo adesso come si declinano alcune delle cose che ha detto Sauro Rossi. Eh sì, perché insomma abbiamo parlato di welfare fino adesso andiamo a vedere quali sono le azioni nel territorio, però da parte quelli che sono i segni di un impegno non tradizionale che vengono effettuate sia dal sindacato, e andiamo a raccontare alcune esperienze portate avanti in vari territori e portate avanti da persone che, o alcune di loro pensionate o altro, e iniziamo proprio con la prima ospite, che è Bianca Catalini di Ascoli Piceno. Eccola che si avvicina. Eccola, signora Bianca. Benvenuta, ben trovata signora, buongiorno. E allora subito entriamo nel discorso per capire qual è il tipo di attività, qual è il vostro progetto sul tema di welfare. Allora, noi siamo pensionati, per cui dedichiamo un po' del nostro tempo alla CISL. Facciamo accoglienza, per cui quotidianamente conosciamo e veniamo a contatto con le problematiche delle famiglie in ogni suo componente. Per questo magari ci siamo attivati, abbiamo messo in campo delle azioni e dei progetti sostenuti anche dalla sussidiarietà, cioè dai principi di sussidiarietà, in quanto abbiamo visto quando le istituzioni facevano dei finanziamenti, noi abbiamo aderito con alcuni progetti a sostegno dei giovani, magari dando loro molta formazione, anche opportunità di lavoro, ma anche agli anziani, magari per qualificare il loro tempo libero, oppure anche per valorizzare le loro risorse, le loro potenzialità, perché sappiamo che avendo vissuto una vita ne hanno insomma da insegnarcene parecchio. Infatti io sono una di loro, però. Venga, non si allontani, lei timidamente scappa via. Quindi io vorrei sapere nel concreto quello che fate per non far sentire le persone sole. Nel concreto. Intanto Daniela, scorrono le immagini, le fotografie. Abbiamo realizzato alcuni progetti, appunto. Ne elenco qualcuno come esempio. Progetto SS Ragazzi è un progetto a sostegno scolastico per i bambini magari in difficoltà, italiani e stranieri, residenti sia nel comune di Ascoli anche nei comuni dell'ambito. Poi abbiamo aderito al progetto Tempo Libero a Tutti,
all'interno della conciliazione tempi di vita e tempo di lavoro, progetto molto importante, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, incentivato anche dalle istituzioni locali, e in cui hanno partecipato sia i giovani docenti disoccupati, giovani laureati disoccupati, ma anche pensionati che vogliono dedicare